A chi lo posso chiedere? Chi lo può sapere? Buonasera. Buonasera. Ah. Tu magari lo sai a che ora fanno la prova del cuoco? La prova? Del cuoco. La prova del cuoco? No. Non sai? Cioè, fanno la prova del cuoco? In televisione. Ah, la prova... No, non lo so. No, neanche io lo vedo mai. A che ora? A che ora? E dove? Non sai niente? No, non lo so dove lo fanno. No, io non l'ho mai visto poi. No? Quel programma dove fanno le gare di cucina. Fanno le gare di cucina. Lo conduce una smemorata, credo, Sì? Sì, sì. Non si ricorda niente. Deve essere smemorata. Che fanno le gare peperone, pomodoro. Pomodoro, quello rosso, peperone, quello verde. Ma sicuro che non lo sai? No, non lo so. Hai sempre portato gli occhiali? Ogni tanto. E chi ti ha convinto a metterli stasera? Vincenzo Salemme. Lo sapevo che lo dicevi, lo sapevo, ma sta bene o no? Sta bene con gli occhiali, dite la verità. È ma convinto, proprio ma convinto, non li mettevo da anni gli occhiali. È bellissima. Questa donna che non vi voglio dire chi è, ma con la quale io vorrei... Come possiamo lanciare la pubblicità in maniera culinaria? In maniera culinaria? Che si può dire? Famosi due spaghi. Famosi due spaghi. Due spaghi? Brava. A dopo, con lei ancora, Ci rivediamo. Attenzione, treno in partenza per il Teatro delle Vittorie sul binario 1. Allontanarsi dalla linea gialla. Libero? Sì. Grazie. Sì. Ma lei è lì, Elisa Risoardi? Sì, sono io. Ma riconosciuto? Ma certo. Pure con gli occhiali. Ma perché c'hai gli occhiali? Sì. Io avevo visto le... Complimenti! Bravissima! Bravissima, bravissima! Va bene. Mi rimetto gli occhiali. Le ha rimesso, che le ha tolto. Sì. No, dico, lei è la conduttrice della prova del cuoco. Sì, infatti sto studiando. Ah, vedo che si ripassa la parte. Bucatini, la matriciana. Sono un suo ammiratore, complimenti. Oh, grazie. La vedo sempre, sì. Vabbè. Salve. Bigliettaio? Controllore, chi è? Controllore? Biglietto? Ce l'hai? È libero? Il posto? Si può? È libero? Ci sto, sono lì, è libero il posto. Non si sa mai. No, è occupato. Magari non te ne hai accorto. Che stavo qua. Che stavo a casa. Perché... Io sono una persona per bene, non so voi. Io sono anche una persona della signora. Sì. Riconosciuta. Salve. Chi è? Dottore? Dottore, è una donna. Davvero? Sì. Bella. Bellissima. Come si chiama? La signora Isoardi. Come? Isoardi. Aspetta. La conosce? Però una piccola rimprovero ce lo devo fare. Perché? Che è successo? Non si sente, signora. Non si sente. Alla bassa voce? Da Roma a Napoli, il tratto, la radio, non prende proprio. Ma Isoardi. Io non prendo. Non prendo. Quello viaggiare informati, con me viaggiare infornati. Bravo. Diverso. Capito? È una comica, non è una è una bravissima conduttrice. È libera? È libera, che ne so, è libera? No, purtroppo sì. Posso no. Io sono una persona per bene, non pure per ciò. Okay. Mi faccio sempre una grande meraviglia. Una? Un esempio. Hai capito? Non so. Per esempio. I sacchetti, ma perché chi lo là? Io che passa a chi la reda pianola mi fa venire in nervo. Perché? Siamo nel treno. Perché sta là fuori alla stazione? Allora, per favore, perché se non l'avete capito, questo è il vagone del treno. Ma ci vede, che lo sappiamo benissimo. Che tanta gente mi domanda, ma quei due sedili che fanno? Che... Non lo sanno, ce lo spiego. Dio mio, Dio mio. Comunque, io signora. Dica. La conosce, ma chi la conosce? Sia a posto suo. Non so se ne capisce, ma io sono invalido civile. Invalido civile? Al 100%. Dice perché? Sta bene. Per essere invalido al 100% sta benissimo. Dove sono benissimo, una bella pensione, non mi lamento. No, dico, ma... Dove... Non so voi, io sono invalido al 100%. Ho capito, ma dove sta questa invalidità? A casa, dentro al cassetto. Tengo il foglio condicente. Vabbè. Sono una persona per bene, tanto per esempio perché sotto a casa mia, sì. Mi dici, casa mia, sotto a casa, il cassonetto, sempre i sacchetti fuori,
fuori a cassonetto, non so voi. Ha visto a volte anche una bestia può avere un senso civico. C'è un fastidio. Perché? Perché buttano questi sacchetti in mezzo. Ma perché? Perché sono degli scostumati. No, è colpa dei comuni. È il comune il problema. Che non mettono i lampioni. I lampioni. Quello è male. Lei dice che se fossero più illuminati. Metti il lampione vicino al cassonetto. Mamma mia, come si che esprime. Tu mi fai come per dire la luce. Qui, la luce. La luce. Per esempio, tu metti il cassonetto, no? Si mette la luce. È un sacchetto sta fuori, però, vedi, questo è il sacchetto. Se lei deve stare a posto suo, signore mio. Un esempio, no? E che brutto esempio. Perché va fuori qui? Ma se io la luce, lei fa il cassonetto. Mettiamo in casa che il cassonetto è a scuro, non si vede. Non si vede, certo. Se io sono di casa a quinto piano, quando la sera butti il sacchetto, non lo vedo, va fuori. Butti il sacchetto dalla finestra. E da dove fammi capire? Ma come da dove? Da dove lo devo buttare? E uno scende e va a buttare il sacchetto giù. Sono cinque piani. E che si dice? Cinque... Io sono in barrio di civile, a 100% scende. Ma per cortesia, l'imbarco civile. Comunque, signora, non so voi, ma di cucina mia moglie. Brava. È brava. Io non so che vuole dire, non capisco. Penso che sia brava. Meraviglia. Questa è molta meraviglia. Meraviglia positiva. Ma non poteva andare sotto al treno, no? Guarda, con cazzo che sta facendo? Ma come si sbatte quello con le mani? Deve stare calmo. Ha fatto una cotaletta? No. Che tenete da una cotaletta alla milanese? La cotoletta? Però come va davanti lì, però mia moglie che c'è? No, la fa alle sante. Mamma che schifo. Un capolavoro. La fa poche volte. Ma mia, è una cosa orrenda. Devi venire a cucinare da noi. Mia moglie si è fatta pure il tolello. Ma che mi metti, ma di che sua moglie è orrenda? Chi la conosce? No, lo puoi dire. No, e sarà orrenda sta moglie, ma fa schifo pure la non neanche immaginare. Si mette la vestaglia la sera. Immagino. Hai detto che sono vecchia aiutato, fate prima, se dimmi. Però mi fa una cotaletta alla milanese. È buona. È una brava donna. No, sì. Sua moglie, la cotoletta, però. La fa alle sante, però. Alessandre. Non so voi. Col pesce. La cotoletta di carne. Lo so, la cotoletta. Alle sante, però. Ma fa una volta, perché solo quando ci stanno le sarde, se no non la fa. Le alici non vanno bene, per esempio. Chi? Le alici. Gli amici no, vai che... No, le sarde. Le alici. Le sarde. Solo con le sarde. Solo con le sarde. Fa la cotoletta. Ma che sono si state? Fatemi capire la cosa. Mia moglie fa la cotoletta alla milanese, sì. Poi tozzolini al piano di sopra, che sì. Ci stanno le tre sarde, signore, le fa scendere. Sono sarde della Sardegna. Le sarde. Io pensavo, è sarde il pezzo. Ma per cortesia. Maurizio Casagrande! Elisa! Elisa Isolardi! Vincenzo Talenne! Grazie! La prova del fuoco, ma questa è una comunque, bravissima. È alle 12 la prova del fuoco. È alle 12, sulla Rai 1. Grazie Vincenzo. Grazie Elisa, grazie Maurizio. Beh, tanto con te ci rivediamo, purtroppo. Non si può fare il cambio, che con te non mi rivede con le sigle. No, io mi porto a lei, perché io avevo un'idea, andiamo. Una giacca mia, la giacca.